Siamo nella masseria Le Stanzie, una delle location che sono state scelte per la rappresentazione cinematografica del romanzo storico La Grande Guerra del Salento. Adesso è arrivato il momento di raccontarti quella storia di tanti anni fa. Adesso sei pronto. Il periodo di questo evento appunto è contestualizzato nel periodo postbellico, quindi 1948-49. E naturalmente la guerra aveva lasciato l'Italia in ginocchio, ma soprattutto il meridione, insomma, dove c'era la fame, c'era la disoccupazione, c'erano stati lutti nelle famiglie, quindi c'era la povertà assoluta, ma c'era anche il fatto che le persone circolavano anche con armi. Un clima postbellico che finisce per contaminare anche il campo da calcio in un match Ruffano-Supersano dalle conseguenze a dir poco drammatiche. Lei è da poco tornato da un viaggio oltreoceano nella Grande Mela a New York. Per me è stata una grande occasione. Abbiamo presentato il territorio, circa i temi diciamo così, emersi da questo film. C'erano tante persone, italoamericani di prima e seconda generazione soprattutto, ma c'erano anche studenti cinesi, i quali mi hanno chiesto anche una copertina del libro che io, ahimè, non ho potuto dare perché volevo scritto in cinese. Un viaggio che è grande motivo d'orgoglio per questa terra, anche perché, a differenza di altri film girati nel Salento e spacciati per altri luoghi, questo non si è prestato al gioco. Però ecco, vale sempre il proverbio, nessuno è proprio in patria. E quindi io sono siamo un po' delusi del fatto che gli enti locali non abbiano sfruttato lo strumento del cineturismo, che può diventare veramente una leva per lo sviluppo turistico dei territori.